Andiamo dunque a sentire il neopresidente dei quattro motori d'Europa, ovvero il governatore lombardo Roberto Maroni. Assumo oggi la presidenza dei quattro motori d'Europa, un'associazione storica che compie 25 anni, che ha lo scopo di valorizzare il ruolo delle regioni all'interno dell'Europa. L'Unione Europea vive oggi una grave crisi di credibilità e noi siamo i motori anche della riforma delle istituzioni europee. La strada è quella dell'unione delle regioni, di un ruolo più importante delle regioni, le macro regioni d'Europa e le regioni che devono diventare protagoniste in tutti i campi, dal finanziamento delle imprese allo sviluppo dell'economia, al turismo, alla prospettiva per i giovani. E oggi assumo quindi la presidenza per un anno di questa associazione che ci dà la possibilità di sviluppare tutte queste azioni nella direzione che ho detto, le regioni protagoniste della nuova Europa delle regioni e dei popoli. Da qui passa il futuro. Così ho concluso il mio intervento oggi e sono convinto che è una straordinaria occasione che io voglio cogliere. Ecco, poi lei ha sollevato il problema dell'affluenza alle elezioni europee e ha proposto di aprire un tavolo su questo. Ho proposto un'iniziativa che svilupperemo nei primi mesi del prossimo anno, prima delle elezioni che ci saranno a maggio, le elezioni europee, perché abbiamo concordato noi quattro regioni di sostenere e di incentivare la partecipazione dei cittadini alle elezioni europee. L'Europa è in crisi e la percezione che i cittadini hanno dell'Europa è molto negativa. Cresce questa negatività e noi vogliamo contrastarla perché l'Europa ha un futuro, deve avere un futuro che però deve passare dalle regioni. Quindi studierò un'iniziativa da sottoporre ai colleghi perché nei primi mesi del 2014 nelle nostre regioni si attui questa iniziativa che serve appunto a far capire ai cittadini che bisogna andare a votare per l'Europa, ma per la nuova Europa delle regioni. Questa partnership dei quattro motori europei come potrà inserirsi in Expo 2015? Ho proposto ai colleghi di essere presenti in Expo, faremo un incontro prossimamente per vedere dove, o nel padiglione della Lombardia o in un altro padiglione, e voglio che sia presente perché questa è una iniziativa, questa dei quattro motori, molto importante, che deve essere valorizzata perché, ripeto, rappresenta per me il futuro dell'Europa e in quell'occasione è giusto valorizzare questa nostra lavoro comune e quindi i quattro motori d'Europa saranno presenti ad Expo.